Installo il progetto per la costruzione degli alloggi, gli sfollati vogliono rientrare nelle loro vecchie case. Di Rosa e Micciche, vicepresidente di Codacons e sindaco di Agrigento, trovano un punto d'incontro, tra loro una tregua armata. Sfide dell'Europa in un mondo che cambia, questo è il tema discusso nella tre giorni organizzata dall'Accademia di Studi Mediterranei. Eccellenza, l'Acragas si prepara ad affrontare Enna, la squadra femminile di calcio a 5 promossa in C. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Ravanusa. Dopo l'esplosione dello scorso 11 dicembre, i 130 sfollati sono in attesa di una casa. Il progetto di delocalizzazione degli immobili è in stallo perché alcune famiglie insistono per rientrare nelle loro vecchie abitazioni. Si riferiscono agli immobili che non hanno subito danni strutturali ma che ricadono in zona R4 ad elevato rischio idrogeologico. I dettagli nel servizio. A Ravanusa è pronto ed eseguibile il progetto di delocalizzazione, ovvero costruzione altrove delle case distrutte o danneggiate dall'esplosione dello scorso 11 dicembre, che costò la vita a 9 persone, una delle quali incinta al 9° mese di gravidanza. La procedura è però in stallo perché alcune famiglie insistono per rientrare nelle loro case, che non hanno subito danni strutturali ma che ricadono in zona R4 ad elevato rischio idrogeologico, e ciò impedisce che a loro siano concessi certificati di regolarità statica, agibilità e abitabilità. Le abitazioni da ricostruire sono 50, gli sfollati dopo la tragedia di Via Etrirussa sono 130. Al momento sono tutti ospiti di case in affitto per le quali il Comune pagherà 72.000 euro l'anno, coperti dalla Regione Sicilia fino a 61.000 euro. Per quest'anno e forse il successivo, l'assessorato regionale alle infrastrutture sta coprendo 61.000 euro, spiega il sindaco. Se non ci affrettiamo per realizzare le case, avremo mai soldi per mantenere tutte queste famiglie per anni ed anni? Il progetto del Comune prevede la delocalizzazione fuori dalla zona R4, ma all'interno del tessuto urbano. C'è un confronto iniziato anche con i tecnici incaricati da queste persone. I tecnici del Comune incontreranno poi nei prossimi giorni quelli della Regione Siciliana e speriamo, prosegue il sindaco Carmelo D'Angelo, in un nuovo incontro con il governatore Nello Musumeci, che ha già dato disponibilità di fondi per giungere a una soluzione definitiva e ottenere il finanziamento, iniziare le opere e ridare la casa a chi l'ha persa. Il progetto definitivo è pronto, ma, conferma il sindaco di Ravanusa D'Angelo, è fermo perché l'amministrazione vuole la massima condivisione con le persone che hanno perso la casa nella tragica esplosione. Nel triangolo di Via Etrirussa invece verrà realizzato un luogo della memoria. Il vicepresidente provinciale di Codacons Agrigento, Giuseppe Di Rosa, si è incatenato innanzi al municipio di Agrigento e ha iniziato lo sciopero della fame, rivendicando un incontro con il presidente della regione, Nello Musumeci, e il ministro delle politiche sociali, Bonetti, per discutere nel merito dei 135.000 euro spesi dal comune dai fondi a fini sociali per l'acquisto di SUV e computer. Il sindaco Franco Micciche annuncia: ho chiesto a Giuseppe Di Rosa di sospendere lo sciopero della fame, l'ho invitato a pranzo per affrontare le questioni poste nel corso della sua plateale protesta davanti il Palazzo Municipale. È stato un incontro cordiale e sereno. Io e Giuseppe Di Rosa, prosegue in una nota il sindaco di Agrigento, è bene sottolinearlo, siamo dalla stessa parte. Perseguiamo tutti e due il bene comune nel rispetto della trasparenza e della legalità. A dimostrazione di ciò, gli ho comunicato e comunico ai miei concittadini che per quanto riguarda l'acquisto dei SUV, il comune è ancora in attesa della risposta da parte del Ministero in merito alle procedure seguite dagli uffici comunali. Ho sospeso, la parola sospeso a qualcuno bisognerebbe spiegarla, ho sospeso la mia manifestazione innanzi il comune di Agrigento, la mia manifestazione per nome e per conto di Codacons, ma la mia, con la mia faccia bruciata dal sole e con la mia salute, perché era anche uno sciopero della fame. Devo dire che mi aspettavo, essendo uno sciopero della fame, che qualcuno attivasse quello che si attiva in questi casi. Non lo hanno fatto, meno male che non ho avuto problemi di salute, ma dovevano attivare ciò che per disposizioni di legge, non lo sto qua a dire io,
dovrebbero attivare. Gli uffici preposti a fare questo, non c'è bisogno che lo dica io, non mi interessa neppure come se non lo sapessi, però se c'è una persona, un'entità politica, amministrativa, in carica o meno, se c'è una qualche dimostrazione del genere, vanno attivati dei protocolli. Uno dei protocolli è il tenere sotto controllo la persona a livello sanitario. Lasciamo perdere. Si vede che qualcuno forse non conosce le disposizioni, ma farebbe bene a studiarle. Preciso una cosa, ripeto, sospeso. Sono stato invitato dopo che tutti sanno le critiche amministrative, le critiche che ho mosso a questa amministrazione odierna e a quella precedente e a quella precedente ancora. Io non ce l'ho con Miccichè, ho detto che non ce l'avevo neppure con Zambuto, ho detto che pure che non ce l'avevo neppure con Firetto, ce l'avevo con il modo di operare in alcune situazioni, ma ci sono situazioni pure che mi stanno bene. Io non sono un dio amministrativamente, ritengo di capirne qualcosa, so leggere le carte, qualcuno dice anche quando sono messe sulla scrivania al contrario. Purtroppo per loro io so leggere le carte. Se mi arriva il portavoce del sindaco, e qua vi chiarisco una cosa, gli è arrivato anche un assist dalle persone che mi erano vicine, scherzosamente mi si riferisce che lo aveva detto Maria Versa al portatore del sindaco, al portavoce del sindaco, scusate. Ma può anche essere nata così la cosa, non lo metto in dubbio. Però subito dopo una nota della Codacons nazionale che faceva suo tutto ciò che io stavo in questo momento, in questi giorni facendo, anche con una nota sui giornali nazionali, sulle reti nazionali, se ti arriva il portavoce del sindaco e ti dice sta scendendo il sindaco, ritiene di doverti chiedere un incontro chiarificatore, vi chiarirete, parlerete delle dimostranze che hai fatto o se hai da chiedere, vi chiarirete, chiamiamolo chiarirete soltanto. Se un sindaco ti dice, e lo scrive in una nota stampa, che anche lui non ci vede più chiaro se non sarà il ministero a dire che i dirigenti hanno agito bene e che anche lui sta aspettando quella decisione e che lui la presserà, io posso dire che questo sindaco non sta dicendo quello che voglio io? No, numero uno. Altra ipotesi. Ho lamentato al sindaco durante un pranzo, poi vi chiarirò pure la fotografia, durante un pranzo cordialissimo, perché non dimenticate, ripeto, e non ho mai detto che non è così, che io e Franco Miccichè siamo amici prima di tutto. Non riconosco più Franco Miccichè che io conoscevo, ma gliel'ho detto pure quando ci siamo seduti al tavolo. Spero di ritrovare il mio amico Franco. Io vi vorrei specificare che Franco Miccichè per 25 anni è stato il medico sociale delle mie società di calcio. Cioè, l'ho sempre dette queste cose. Ma comunque ho sospeso. Io ho sospeso. Non ho interrotto definitivamente quello che stavo facendo. Domani posso tornarci. Domani posso farla anche peggio. Me ne vado a mettermi in manette alla Camera dei Deputati. Non devo chiedere scusa a nessuno. A nessuno. Non avevo chiesto il permesso a nessuno per fare quello che ho fatto. Chiedo scusa solo alla mia famiglia, perché non lo sapeva neppure la mia famiglia, perché la mia famiglia per lo stato di salute che io ho e per la situazione che vivo non me l'avrebbe fatto fare. Ma vorrei anche ricordarvi, e lì vorrei chiuderla, che io alle ultime amministrative da consigliere comunale ho avuto un consenso pari a 225 voti. Un po' di gente ad Agrigento, vi dovreste vergognare per chi avete votato. Se avete qualcosa da ridire, dovete andarlo a ridire a chi avete votato. Vi potrei rispondere così. Ma io non lo faccio per i voti, ho sempre detto. Io non faccio politica per i voti. Io lo faccio innanzitutto perché ritengo che le cose che faccio ci credo e siano giuste. 48 ore senza mangiare fanno. Non ho assunto nessun liquido che non fosse acqua, seppure invitato a farlo da qualcuno. Un amico oggi mi ha portato una bottiglia d'acqua, poi ho guardato nel sacchettino, c'era un succo di frutta, non l'ho bevuto, e l'ha messo lì, resta lì. Vi assicuro che non devo aggiungere altro.
vi assicuro, ripeto, che non devo aggiungere altro, se non che nessuno si può permettere di pensare di strumentalizzarmi, né politici né facendo parte di agglomerati politici. Nella notte fra martedì e mercoledì a Porto Empedocle, in contrada Giuccafa, è stata versata della benzina ed è stato appiccato il fuoco sul portone d'ingresso dell'abitazione di un 37enne disoccupato del luogo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno circoscritto il rogo e spento le fiamme, e i carabinieri delle compagnie di Agrigento e Porto Empedocle. I militari hanno avviato le indagini. Non vi sarebbero dubbi sulla matrice dolosa del rogo, perché sul luogo vi era una gran puzza di benzina. Settima edizione del forum internazionale organizzato dall'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento. Oggi la seconda giornata. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Oggi seconda giornata di intenso lavoro, lei interverrà anche su un'idea di guerra giusta, un dibattito interessante in un momento in cui purtroppo c'è una grande guerra. Ecco, anche in questo senso la riflessione della Chiesa. Eh sì, la riflessione è quella che in effetti ci troviamo di nuovo di fronte a una sfida drammatica. Non è che le guerre non ci siano più state nel mondo, purtroppo ce ne sono molte in corso. Averne una qui nel cuore dell'Europa chiaramente ci interroga tutti in un modo molto particolare e ci fa vedere che purtroppo la sfida di rispondere a questi conflitti ci richiama tutti alle cose essenziali, cioè il forte appello che ha fatto Papa Francesco in favore della pace, contro la corsa di nuovo agli armamenti che è ripartita, la risposta vecchia a un problema, sì, certo vecchio, ma che ci tocca in modo anche nuovo e ci interroga tutti. E quindi purtroppo sì, vediamo che le strade nuove del prenderci cura gli uni degli altri, del creare la possibilità per tutti di vivere su questa terra in modo pacifico e solidale. Stamani si parlava tanto di solidarietà, di compassione, di questo scoprire anche questi nostri sentimenti. Va richiamata con forza, sperando che con la convinzione, sperando che le nuove generazioni soprattutto la colgano nella loro bellezza, nella sua verità e nel suo futuro, perché noi in questo modo, con queste risposte tradizionali di bombe, armamenti e violenza e contrapposizioni sempre più forti, non stiamo facendo altro che ripetere scelte e soluzioni vecchie che non... Si parla poco di pace, si parla poco di mediazione, si parla invece pochissimo. Di incrementare l'invio delle armi. Sì, è proprio diventato un confronto sempre più fatto di armi e poco di altro, e questo fomenta l'odio e purtroppo semina anche conflitto, pregiudizi, e quindi purtroppo ci sono tante ferite che ora si stanno producendo e che verranno, sì, certo, piano piano guarite, ma con tanta fatica. Quindi dobbiamo imparare a usare un altro linguaggio. Ma il vero problema che si pone è il mistero dell'uomo, perché questa guerra per noi scoppiata all'improvviso ci ha messo davanti la possibilità di distruggere la terra di colpo. Decisione affidata a un solo uomo che si permette l'uso di dire: vi condanno a 10 a 15 anni di carcere se voi permettete di chiamare questo guerra. Siamo davanti a un problema sul mistero dell'uomo. I giovani è bene che scandaglino questo mistero, perché sono arrivati al limite di un burrone e hanno bisogno di guardare con chiarezza alla vita, al senso della vita, e a scoprire quelle due parole dette da Gesù che nel suo stile possono cambiare il mondo. Quando, narrando la parabola del buon samaritano, conclude dicendo: chi di te, chi di questi personaggi? Quei due sono passati indifferenti, e l'altro straniero che parla la lingua del voler bene in sette modi, quanti sono i sette verbi
di quella parabola si commosse, si chinò, versò il vino, l'olio. Ecco, le poche parole che furono la risposta, che dite è stato il prossimo per l'uomo incappato, e quello rispose che ha avuto misericordia. E Gesù conclude: va e fai anche tu lo stesso. Io penso che il senso profondo, la speranza che abbiamo nel portare avanti questi progetti culturali sia proprio quello di portarsi nella loro casacca anche il messaggio di Gesù: va e fai anche tu lo stesso. Inceneritori e finanziari, deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars in conferenza stampa, attaccano il governo Musumeci su questi temi. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle è stato sempre contrario alla realizzazione di inceneritori, men che meno a Gela, una città che ha già pagato tanto la gestione fallimentare dei rifiuti di questo governo Musumeci e che ha già pagato negli anni un danno ambientale, un danno d'immagine terrificante. La scelta è veramente penosa. Il tema degli inceneritori è anacronistico e va contro il severo ordine gerarchico di quelle che sono le direttive comunitarie, quindi che spingono verso il riutilizzo, il riciclo, il riuso. Ma non solo questo. Il presidente Musumeci si contraddice e non è coerente. Nel programma elettorale, per prendere i voti, diceva che bisognava considerare i rifiuti come risorsa. Oggi invece non sono più risorse, ma si devono bruciare con gli inceneritori. Quindi è bene che faccia pace con la coscienza e che sia più coerente. Musumeci dichiara di non essere in grado di poter raggiungere i livelli di raccolta differenziata imposti dall'Unione Europea e per questo motivo dice che è necessario costruire un inceneritore, anzi due inceneritori. Questa noi la leggiamo come una dichiarazione di fallimento. A Catania il progetto dell'inceneritore dovrebbe sorgere in un'area già fortemente compromessa dalla presenza di un impianto di smaltimento di rifiuti. Tra l'altro è un'area sulla quale insistono riserve naturali, SIC e ZPS. Già solo questi, tra i tanti motivi per i quali non costruire questo impianto, dovrebbero far allontanare completamente l'idea di realizzare un termovalorizzatore in questo territorio. Nella conferenza stampa di questa mattina, il gruppo dell'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle ha voluto evidenziare con forza i fallimenti del governo Musumeci e nella gestione dei rifiuti, è per quanto riguarda i conti della regione. Infatti al momento mancano all'appello finanziari e bilancio che sono fermi nei meandri del governo regionale e dell'assemblea, perché mancherebbero ancora i pareri dei revisori. Ma al di là del parere dei revisori, ci sono i siciliani che in questo momento rischiano di andare con i conti a gambe all'aria, perché moltissimi stipendi potrebbero non essere pagati dai ritardi del governo Musumeci. E siamo stanchi anche delle continue dirette Facebook del presidente Musumeci, dove fa solamente annunci come quello degli inceneritori, tanto per spostare l'attenzione dei siciliani dai suoi fallimenti. Gli inceneritori in Sicilia non si faranno mai, anche perché è una scelta obsoleta, una scelta del passato. Già negli anni 2000 si parlava di inceneritori e poi alla fine non sono stati mai realizzati. Siamo per l'industria del riciclo, che dà molti più posti di lavoro, rispetta l'ambiente e rispetta la salute dei cittadini siciliani. Sono quasi 7.000 le domande presentate per il bonus affitto della Regione Siciliana. I termini erano scaduti lo scorso 21 aprile. Supera i 13 milioni di euro, commenta l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. L'ammontare degli aiuti che il governo Musumeci assegnerà entro le prossime settimane grazie all'impegno dei nostri uffici. Questo ottimo risultato si tradurrà in erogazioni che raggiungeranno anche i 3.000 euro a famiglia, dando un concreto sostegno a molti nuclei familiari siciliani gravati non solo dalla necessità di un affitto, ma anche dalle conseguenze della crisi economica in atto a più livelli. Il bonus affitto della regione è rivolto a redditi con ISEE fino a 15.000 euro annui e a coloro che hanno subito cali reddituali dovuti all'emergenza Covid-19. L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato dopo le verifiche su ciascun nominativo previsto dal bando sul sito istituzionale dell'assessorato regionale alle infrastrutture. Pfizer Catania, accordo azienda-sindacati per evitare 130 licenziamenti. Vediamo.
accordo sul quale si lavora da tempo. Attenzione però a parlare di traguardo, perché dietro ci sta una sconfitta anche in prospettiva di quelli che potrebbero essere gli esuberi dei prossimi mesi. È chiaro che voglio dire, è iniziata questa partita il 7 di febbraio, sapevamo che era tutta in salita, in qualche modo diciamo così abbiamo cercato di creare questo incentivo all'esodo ai pensionati, ai pensionabili, a coloro che magari hanno alternative e vogliono andare fuori da Catania, ma chiaramente questa è una sconfitta, perché quando io vedo e sento la politica che dice finalmente ha raggiunto l'accordo, finalmente ha raggiunto cosa? Noi come organizzazione sindacale abbiamo cercato, voglio dire, di salvaguardare al massimo i lavoratori creando questo esodo incentivante, è soltanto un paracadute, ma chiaramente il discorso importante che noi ribadiamo con forza è quello di avere il tavolo al Mise, perché da lì, voglio dire, ci giochiamo tutta la partita. Noi vogliamo che Fazio si impegni col governo italiano affinché noi possiamo avere un piano industriale nei prossimi anni e una prospettiva del futuro del sito, perché se non è così siamo fortemente preoccupati e non si capisce perché il ministro del lavoro, il ministro e il Mise ci dicono vabbè essere tranquilli, noi stiamo, l'avvertenza la stiamo monitorando da qui, non si può monitorare. Noi abbiamo fatto questo percorso ed è credo l'inizio di questa lunga trattativa, di questa lunga avvertenza. Non dimentichiamo che oltre i 130, già 50 lavoratori sono stati già messi a casa, alla porta, fuori la porta il 28 di febbraio, e altri 60 andranno, non rinnoveranno il contratto nel mese di agosto quando l'azienda installerà la semiautomatica. Quindi io un invito che voglio fare, ma veramente a Musumeci, anche se devo dire che Scavone vuol dire è stato vicino a noi, ma finché il governo, voglio dire, ci ascolti, convochi la Pfizer sul tavolo al Mise, perché credo che Pfizer abbia una responsabilità sociale nel nostro paese importante, cioè non parliamo, qui è una multinazionale, è la numero uno al mondo e non si può pensare, vuol dire, nel nostro territorio che già è, voglio dire, siamo non c'è lavoro, quindi è l'unica, una delle realtà insieme all'ST, voglio dire, questa è la realtà che noi abbiamo sul nostro territorio, quindi questo è quello che io, un forte invito affinché possiamo avere questo tavolo al Mise, che credo che sia importante, grazie. Quali sono le procedure per questi 130 soggetti coinvolti? Le procedure in che senso, scusa? Riguardano, ci sono alcuni che vanno via su base volontaria. Allora, l'unica cosa che noi abbiamo una trentina di lavoratori che sono pensionati e pensionabili. Noi abbiamo fatto una scelta perché dobbiamo salvare i giovani e quindi in questo modo stiamo accompagnando, abbiamo derogato l'articolo 5 della 223, significa che noi purtroppo metteremo alle porte anche i nostri colleghi 62enni e 67 anni, c'è praticamente un accompagnamento di 5 anni, 2 anni come sapete purtroppo non c'è più la vecchia mobilità, c'è la NASP che durerà 2 anni e quindi stiamo accompagnando, perdendo qualche cosina ovviamente allo stipendio, questo è un sacrificio che chiediamo ai nostri colleghi pensionabili perché vogliamo salvare i giovani, perché voglio dire senza giovani vuol dire futuro, è chiaro che non ce ne può essere, e dall'altra parte abbiamo creato un incentivo che è circa 57 mensilità nette e sono per tutti quei lavoratori che non si agganciano a nulla, che magari hanno delle prospettive di lavoro e quindi prendono questo pacchetto, ma quelli sono su base volontaria e da lì adesso noi ci siamo impegnati con l'azienda che entro il 15 giugno ci sentiremo per vedere quanti sono le adesioni su base volontaria e nel frattempo vediamo, man mano facciamo la sottrazione. Come sapete 12 lavoratori si sono trasferiti volontariamente ad Ascoli Piceno, ma una cosa è certa, il territorio di Catania noi abbiamo perso, la politica catanese ha perso e anche noi abbiamo perso, perché chiaramente sono tutti lavoratori, tutte maestranze che non saranno più a Catania e quindi diamo sempre, voglio dire, le persone migliori che hanno mercato li mandiamo sempre o in Alta Italia oppure in Europa, e questo credo che non è più accettabile, la nostra città non può permettere nel nostro territorio tutte queste cose. Assessore, nessun entusiasmo, si è fatto il possibile per cercare di arginare quelli che potessero essere i danni più gravi in tutta questa vertenza? Esatto, si è fatto il possibile, io dico anche un po' di più, lo si è fatto con grande determinazione e con grande misura. Io sono grato ai sindacati, sono grato all'azienda, sono grato a Confindustria che ha avuto il ruolo di arbitro e il nostro ufficio provinciale periferico del lavoro, che stamattina chiude un accordo che è un accordo importante. Intanto abbiamo
salvato 130 persone che rischiavano il posto di lavoro. L'azienda ha accettato di costruire un percorso per venire incontro ai lavoratori, sostenendoli per coloro che vogliono trasferirsi nel sito di Ascoli Piceno, ma sostenendoli finanziariamente in maniera importante, fino a 5 anni di stipendio per coloro che sono vicini alla pensione, che vogliono essere accompagnati in un percorso all'esterno dell'azienda, ma anche un percorso di tutela nei confronti dei lavoratori più giovani, cioè quelli assunti nel 2015 con gli ultimi atti normativi che hanno consentito l'assorbimento dei lavoratori. Adesso la palla passa a Roma, perché la cosa più importante, avendo garantito in questo momento i lavoratori, è che ci sia chiarezza da parte del governo centrale sulle prospettive dell'azienda. La Pfizer è un'azienda che ha tracciato il migliore sviluppo industriale che si è avuto in Sicilia, nell'area del Catanese in maniera particolare, una presenza di oltre 60 anni che tanto ha dato e che tanto ha avuto dalla qualità dei nostri lavoratori. Oggi è il momento di avere chiarezza sulle prospettive, sulla riorganizzazione aziendale e sulle coperture del governo centrale. Ance e Palermo, gli imprenditori edili incontrano il prefetto e le forze dell'ordine. L'incontro è stata l'occasione per ribadire l'impegno alla trasparenza, alla formazione e al rispetto della legalità nell'edilizia pubblica e privata in un periodo in cui l'economia cittadina è proiettata tra bonus edilizi e l'avvio dei cantieri pubblici previsti nel PNRR. L'intervista a Massimiliano Miconi, presidente di Ance Palermo. Vediamo. L'incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo, il signor Questore, comandanti di Guardia di Finanza e Carabinieri, un incontro storico di Ance Palermo, ribadisce la volontà concreta, a seguito dell'adesione di Ance Palermo al protocollo di legalità siglato dal Presidente Buglia e dal Ministro Lamorgese, di improntare in modo concreto e finalmente il lavoro delle imprese del sistema Ance Palermo alla legalità, alla formazione, alla sicurezza anche nei nostri cantieri di lavoro. Vogliamo ribadire finalmente che il mondo dell'edilizia a Palermo, il mondo dell'edilizia appartenente al sistema Ance, non sia più legato al connubio edilizia uguale mafia. Legalità e professionalità sono le bandiere di rappresentanza maggiori del nostro sistema a Palermo, e l'incontro ha voluto storicamente e per la prima volta ribadire e affermare questi principi. A Palermo l'edilizia non è più legata al mondo del malaffare e noi siamo sentinelle e garanti di questo. Subito dopo le elezioni dei rappresentanti sindacali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si è svolto il primo incontro della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in cui è stata anche ricordata la figura storica del sindacalista Giacomo Caruso. Presente il segretario regionale della sigla Giuseppe Badagliacca, che ha voluto ringraziare gli eletti e l'intero gruppo sindacale per il positivo risultato raggiunto nelle elezioni. Rosy Mandracchi è stata eletta nuova rappresentante aziendale, vice e segretario Enzo Dainotto, mentre il direttivo è composto da Luigi Bottone, Teresa Gattuso, Giuseppe Spoto, Maria Alletto, Irene Galvano, Edonia Biancorosso, Lello Casesa e Salvatore Capritta. Numerosi gli interventi e i temi affrontati durante l'incontro, tra cui questioni finanziarie delle ex province e i contratti. È ribadito l'obiettivo primario: valorizzare la professionalità dei lavoratori e ottenere il giusto riconoscimento. Cognome dei figli. Scopriamo cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale. Il servizio di Lello Casesa. Sarà possibile d'ora in avanti mettere il cognome di entrambi ai figli. Lo ha deciso la Corte Costituzionale riunita in Camera di Consiglio, che ha esaminato le questioni di legittimità sulle norme che regolano nel nostro ordinamento l'attribuzione del cognome ai figli. Una sentenza che stravolge l'impostazione tradizionale riconoscendo il principio di uguaglianza ad entrambi i genitori. La Corte, dunque, ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.
La regola dunque diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo dei genitori sull'attribuzione del cognome sarà un giudice a deciderlo. La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore adesso, e quindi del Parlamento, regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Si gira a Palermo il docufilm su Pio La Torre, un omaggio inedito a 40 anni dall'omicidio. Il docufilm, scritto e diretto da Walter Veltroni, restituisce per la prima volta la storia di un'esperienza esemplare interamente dedicata all'impegno civile e alle lotte sociali di Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, ex sindacalista e deputato in carica del Parlamento italiano. Giorno 30 aprile sarà l'anniversario della morte. Vediamo. Docufilm tra Palermo, la Sicilia e Roma, dedicato alla figura di Pio La Torre, indimenticato segretario regionale siciliano del vecchio Partito Comunista Italiano, ucciso con il suo amico ed autista Rosario Di Salvo il 30 aprile del 1982 dal piombo della mafia. Un videodocumento diretto da Walter Veltroni, prodotto dalla Minerva Pictures, società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente, per raccontare Pio La Torre, uomo intenso e determinato, figura simbolica della storia italiana che ha dedicato la vita all'impegno civile e politico, alla lotta contro il mix fra Cosa Nostra, terrorismo politico e Stato deviato, fatto fuori per aver denunciato la mafia come sistema, approntando una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni, opponendosi anche alla costruzione della base americana a Comiso, che aveva acceso appetiti economici nelle organizzazioni criminali. Walter Veltroni si è prefissato di narrare un Pio La Torre dai grandi valori umani e civili, dal grande senso di giustizia sociale che non smise mai in vita di combattere mafie e poteri forti e che ha aiutato l'Italia a comprendere e combattere il sistema mafioso. Un racconto che si avvarrà della collaborazione dei figli delle due vittime, dei loro tanti amici e compagni di partito, come pure dell'ausilio delle interviste, registrazioni di processi, testimonianze, archivi delle TV locali siciliane, interventi ai congressi di partito in Parlamento. Un'infanzia, quella di Pio La Torre, fatta di quattro figli in una famiglia contadina. Le lotte sociali giovanili accanto a braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. Nel 2007 la Corte di Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima di una serie di sentenze che hanno individuato in alcuni boss di Cosa Nostra i mandanti del loro omicidio, mentre alcuni documenti di Giovanni Falcone, recentemente desecretati, riconducono l'uccisione di Pio La Torre, come quelle di altri esponenti politici tra il 78 e il 1982, anche all'interno del filone di delitti politico-mafiosi, che intrecciano le istanze congiunte di criminalità, terrorismo nero, segmenti deviati dello Stato. Ricorre il 40° anniversario dell'assassinio di Pio La Torre, segretario regionale siciliano del Partito Comunista, protagonista di primo piano della nostra storia più recente. La Torre ha speso le energie per salvaguardare il valore universale della pace fra i popoli e segnato lo sviluppo del contrasto alla criminalità mafiosa. Alle 9:20 del 30 aprile del 1982, in via Limuli, stradina poco frequentata di Palermo, un commando di mafiosi costituito da Giuseppe Lucchese, Antonino Madonia, Giuseppe Greco, Scarpo Zed e Salvatore Cucuzza a bordo di una moto e di un'auto, teso un'imboscata proprio a Pio La Torre mentre stava andando a bordo della sua Fiat 132 alla sede del Partito Comunista in compagnia dell'autista guardaspalle Rosario Di Salvo, un delitto politico punitivo preventivo esemplare per ferocia che grazie soprattutto al fondamentale apporto dei collaboratori di giustizia adesso un movente e ha visto dunque l'individuazione dei responsabili quali esecutori e mandanti. Tommaso Buscetta fu il primo, ma della storia di La Torre avremo modo di parlare in questi giorni, giorni in cui il nostro notiziario dedicherà proprio a questa importante figura uno spazio apposito.
La torre implica un richiamo alla società e alle forze politiche di oggi a non dimenticare quel che è accaduto, soprattutto quando il loro comportamento entra in collisione con valori insopprimibili e con la necessità di porre in essere iniziative anche legislative serie di contrasto alle strutture mafiose. C'è una ragione ben precisa di gratitudine nei confronti di La Torre. Fu il promotore di una campagna a favore del disarmo, lanciando una petizione popolare per la raccolta di 1 milione di firme che toccò l'apice il 4 aprile del 1982. Nella manifestazione dei 100.000 COMISO per impedire la costruzione della base missilistica, l'impegno e la condotta di La Torre sui fronti del contrasto alla criminalità mafiosa e del mantenimento della pace devono costituire pertanto un insegnamento esemplare in ogni tempo, soprattutto il tempo che attualmente noi tutti stiamo vivendo, quello della pace, quello della miseria, quello dell'accoglienza dei profughi ucraini, quello della speranza, affinché tutto presto possa terminare. La polizia ha arrestato un 27enne tunisino accusato di aver costretto la propria compagna, una palermitana di pochi anni più grande di lui, a prostituirsi per consegnargli i soldi e comprarsi dosi di crack. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza cautelare in carcere per maltrattamenti, lesioni aggravate ed estorsione. Nelle scorse settimane, durante una lite, avrebbe picchiato la donna e l'avrebbe trascinata in mare al porticciolo di Sant'Erasmo cercando di affogarla. La vittima era stata medicata in ospedale per traumi giudicati guaribili in 25 giorni. Dopo l'ultima lite alla stazione centrale, la donna lo ha denunciato al commissariato Brancaccio. Dagli accertamenti è emerso che l'arrestato era già sottoposto a un divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati da un'altra donna, una sua ex compagna, per maltrattamenti e condotte persecutorie. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno denunciato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 33enne gambiano residente in una comunità alloggio della città dei Templi. Durante la perquisizione condotta dai militari, il giovane è risultato essere in possesso di 4,5 grammi di cocaina e di 5,5 grammi di crack. Il gambiano era all'interno di una Fiat Punto di proprietà di un 24enne romeno. I carabinieri hanno scelto di effettuare anche una perquisizione domiciliare e in casa del 24enne romeno sono stati trovati 2,7 grammi di marijuana. Quest'ultimo è stato dunque segnalato alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso non terapeutico. Il gambiano è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Matteo Messina Denaro al Parioli durante una puntata del Maurizio Costanzo Show. I dettagli nel servizio. Un fantasma dal luglio del 1993, Matteo Messina Denaro spegnerà presto le 30 candeline di latitanza. 30 anni passati anche per ben 16 ministri dell'interno, nessuno infatti ancora è riuscito a firmare la sua cattura. Un record senza precedenti nella storia delle nazioni occidentali, l'elenco impressionante perché tra loro figurano anche due presidenti della Repubblica, Nicola Mancino, Roberto Maroni, Antonio Brancaccio, Giovanni Rinaldo Coronas, Giorgio Napolitano, Rosa Russoli, Ervolino, Enzo Bianco, Claudio Scajola, Giuseppe Pisano, Giuliano Amato, Roberto Maroni, Anna Maria Cancellieri, Angelino Alfano, Marco Minniti, Matteo Salvini, Luciana Lamorgese. Tra loro occorre contare anche le 3 settimane di interim di Carlo Azeglio Ciampi nella primavera del 94. Eppure inaspettatamente il nome del boss latitante di Cosa Nostra torna alla ribalta poiché annoverato dalla giornalista TV Maurizio Costanzo in platea qui al Teatro Parioli tra il pubblico ad assistere al mio show. Ci fu una volta anche il boss latitante della mafia Matteo Messina Denaro. Mi hanno fatto vedere dopo le foto, lo racconta lo stesso Costanzo, rievocando con Michele Santoro durante la registrazione del noto programma Maurizio Costanzo Show, l'attentato subito vicino proprio al Teatro Parioli. Magari lo show gli sarà anche piaciuto, si sarà divertito, chiosa ironicamente Maurizio Costanzo.
Matteo Messina Denaro, detto Usic, resta ad oggi la figura criminale più carismatica di Cosa Nostra, in particolare della mafia trapanese. E quanto emerge dalla stessa direzione investigativa antimafia nella relazione al Parlamento per il primo semestre 2021, e di cui questo notiziario ha parlato poche settimane addietro. Nonostante la lunga latitanza, Matteo Messina Denaro resterebbe infatti il principale punto di riferimento per far fronte alle questioni di maggiore interesse che coinvolgono l'organizzazione criminale non solo della parte occidentale della Sicilia, ma della Sicilia tutta. Santo Stefano di Camastra verso la riapertura della chiesa Madonna dei Sette Dolori, più conosciuta come Chiesa del Calvario, un gioiellino tra i beni culturali e i tesori della città. Vediamo. A distanza di 4 anni dalla stipula del protocollo d'intesa firmato tra il comune di Santo Stefano di Camastra e la famiglia Sergio, proprietari della Chiesa del Calvario, la comunità stefanese ha avuto l'opportunità nel weekend appena passato di visitare questa antica chiesa grazie all'impegno di alcuni volontari che si sono adoperati per renderla fruibile ai tanti visitatori che hanno avuto modo di apprezzarne dal vivo un prezioso gioiello d'arte. Bisogna dare atto a chi in passato si è impegnato per trovare un'intesa con i proprietari della chiesa, la famiglia Sergio, per tutelarne il patrimonio storico culturale del paese delle ceramiche. Grande soddisfazione ha espresso Giuseppe Lucifero, promotore dell'iniziativa. A distanza di 2 anni finalmente si muove qualcosa, nel senso buono del termine, si muove perché finalmente la proprietà decide di provvedere alla sistemazione delle parti precarie dell'immobile, cioè dire della copertura, per metterla in sicurezza, perché infiltrazioni di acqua hanno peggiorato le cose in questi anni. C'è stata anche la pandemia che ha rallentato il tutto, ma pare che tutto si stia mettendo in moto, così finalmente si pone fine a questa querelle tra la proprietà, l'amministrazione e la parrocchia durata tanti anni, e si potrà dare la libera fruizione del bene di culto ai nostri cittadini e non solo. Questo è uno dei beni più preziosi che possiede Santo Stefano e il territorio. Consideri che quando fu edificato questo monumento di arte religiosa era considerata fra le più belle chiese di Sicilia. Quindi ridarlo alla fruizione è una cosa molto importante, perché le generazioni, quelli che verranno dopo di noi, dovranno trovare questo bene prezioso come, tra virgolette, come chicca che si possa identificare assieme al santuario del Letto Santo come la cosa più bella, come una gemma preziosa che ha la comunità di Santo Stefano. Intanto bisogna rimuovere le ordinanze che ci sono sull'immobile, bisogna dire le cose come stanno, mettere in totale sicurezza l'immobile, dopodiché la cosa più naturale da fare sarà riportare nella propria casa la statua dell'Addolorata, perché il luogo nasce come dimora della Vergine dei Sette Dolori. Quindi la cosa fondamentale che dobbiamo fare è riportare tutto originariamente come fu concepito. Calcio Eccellenza, archiviata la vittoria nel derby del Bruculeri contro la Profavara, l'Acragas pensa alla sfida di chiusura della regular season contro l'Enna, quinta forza del girone A, assieme alla Mazzarese, distante di 10 punti. In caso di vittoria i biancazzurri strapperebbero il pass per la finale del girone, ultimo atto prima della fase nazionale. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Raggiunta la matematica certezza di disputare i playoff da seconda classificata, adesso per l'Acragas c'è un altro obiettivo immediato da raggiungere: vincere l'ultima gara casalinga di sabato prossimo contro l'Enna. In caso di vittoria, infatti, la compagine dei Templi avrà diritto di saltare la semifinale contro la quinta classificata, avendo un vantaggio numerico di 10 punti, e per regolamento accederebbe direttamente alla finale del girone A contro la vincente della sfida tra Don Carlo Misilmeri e Profavara, tutto secondo i piani prestabiliti. Ma Acragas ed Enna di sabato prossimo è stata affidata ad Alessandro Colelli di Ostia Lido, con assistenti Salvatore Nigrelle, Giuseppe Torre di Barcellona, Pozzo di Gotto. Ma sentiamo adesso le ultime novità in casa biancazzurra con il tecnico Nicolò Terranova e il vicepresidente Carmelo Callari. Siamo alla fine, siamo all'ultima gara di un campionato che
ultimamente ci sta regalando tante, tante soddisfazioni per via delle, delle ottime prestazioni che stiamo facendo. Domenica, o meglio dire sabato, affrontiamo l'ultimo scoglio che ci può portare ad una finale diretta, però sappiamo benissimo di affrontare un avversario tosto, un avversario che nelle ultime giornate ha fatto un cambio passo, un avversario che ancora ci crede, perché è giusto che sia così. Quindi siamo pronti a livello caratteriale ad affrontare questa partita. Che settimana sarà in vista della gara contro l'Enna in casa a Cragas? Sarà come di consueto, sarà una settimana tranquilla con il lavoro consueto che facciamo durante la settimana. Ti ripeto, sappiamo di affrontare una squadra e soprattutto di avere un impegno importante che ci può portare a un obiettivo che magari all'inizio non era nemmeno in preventivo, quindi faremo di tutto per prepararla come sempre facciamo. Adesso l'Akragas gioca bene, vince e convince, ha blindato il secondo posto. Adesso serve anche la presenza del pubblico sugli spalti dell'esternetto per spingere la squadra a cercare di ottenere la promozione in Serie D. Sì, serve l'apporto del pubblico che conosco io da avversario, che ancora forse non ho visto, ma sono certo che sabato sarà presente numeroso allo stadio, anche perché la squadra lo merita, la società lo merita, stiamo facendo grandi sacrifici, i ragazzi sono molto disponibili. Anche domenica abbiamo sciorinato una delle prestazioni migliori del campionato. Il primo tempo è stato quasi perfetto, nel secondo tempo abbiamo concesso un solo tiro in porta agli avversari. Poi il calcio è bello perché è opinabile, però ci sono le immagini che di opinione non hanno niente, no? Quindi alla prossima gara chiederò alla mia squadra di non concedere nemmeno due tiri in porta agli avversari. Tornando alla gara contro la Provara, cosa ti ha lasciato dentro questa bellissima vittoria? Mi ha lasciato dentro la soddisfazione che abbiamo dato a questi tifosi. Dopo 20 anni, dopo quasi 20 anni, siamo riusciti a portare 3 punti da uno stadio che è sempre stato difficile, no? Contro una squadra che ho detto alla vigilia che era una squadra organizzata, lo confermo dopo la gara, una squadra che il primo tempo forse gli è stato chiuso quello che era il loro gioco forte, no? Poi nel secondo tempo la partita si è messa in maniera diversa, nel senso che le squadre si sono allungate e quindi c'erano più spazi, però non abbiamo sofferto più di tanto, ti ripeto, abbiamo subito nell'arco dei 95 minuti 2 tiri in porta, quindi meglio di così non poteva andare. Un'ultima domanda, in cosa deve ancora migliorare e crescere la tua Akragas? C'è tanto da migliorare. Il secondo tempo, per esempio, mi aspettavo maggiore personalità nel gestire alcuni palloni, invece nonostante ci fosse l'occasione, abbiamo un po' buttato la palla, forse la tensione e l'importanza della gara, però dai, siamo qui, giornalmente lavoriamo per migliorarci, ci abbiamo tanto da migliorare, quindi il tempo pure ci sarà. Beh, la prima cosa e la premessa di tutto è che nelle ultime 13 partite abbiamo sommato 10 vittorie e 3 pareggi. Questa è la risposta che la società, la Akragas, ha dato ai nostri tifosi, per cui esorto i tifosi, gli ex tifosi, i delusi della precedente Akragas e tutti coloro, anche quelli che criticano, a venire allo stadio, perché nell'ultima partita di sabato contro l'Enna è una partita così importante che va a concludere la nostra posizione in assoluto al secondo posto, ci permette di saltare la semifinale dei playoff e andare avanti. Quindi la squadra, i calciatori, la società chiedono che tutti gli agrigentini di buon cuore verso la squadra approfittino di questa ultima partita all'Esteneto per congedare come campionato la società e la squadra che merita tanto per continuare l'altra battaglia che sono i playoff. Finora com'è stata la risposta del pubblico nelle partite casalinghe dell'Akragas? Siete soddisfatti o manca qualcosa? Insoddisfatto personalmente al 100%. L'Akragas sin dall'inizio ha dimostrato di essere un'ottima squadra, è stata addirittura per 3-4 mesi prima in classifica. Qualche defaianza, adesso ci siamo ripresi alla grande. Meritiamo un grande pubblico, il pubblico degli agrigentini.
Campionato femminile calcio a 5, l'Akragas approda in C. Carmelo Lentini. L'Akragas femminile di calcio a 5 vince al photo finish e all'ultima giornata il campionato di Serie D ed approda nel girone unico di C. Le ragazze del tecnico Salvatore Piranio hanno maturato questa promozione andando a vincere l'ultima partita di campionato a Licata per 1-5 contro il locale Santa Sofia, grazie alle reti di Vassallo, doppietta di Brusca, Failla e Astuto. Ma la certezza matematica dell'avvenuto salto di categoria arriva da Agira, dove le dirette rivali Leonesse White di Leonforte hanno perso e si sono fatte superare in classifica generale. Entusiasmo alle stelle per le brave calciatrici, per come si nota direttamente dal video. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.